Martinez, controllo, gran botta! E passa subito in vantaggio la Ternana! Con Damiano Martinez! Tanto seguiamo l'azione di Luca, grande dribbling, libera Stracuzzi e Rezza, occhio che rischia, perde il pallone! Stracuzzi che ha spazio, avanza, Stracuzzi carica a destro, potente, due uomini in barriera, parte Orazio Stracuzzi, potente, con lancio lungo, interessante, Fegli la rimuove a rimbalzare, poi esplode, Stracuzzi anticipato, da Bonsignore che prova a piazzarla, più male ancora, a Sara Cinesca fino adesso, yes. Allora ancora Bonsignore per Bosi, sinistra, ancora Fegli centralmente per la trapina, vincente, vince Luca Fegli e il vantaggio della Roma 2-1. Passione maglia verde che adesso ci prova con Stracuzzi, ancora prova a piazzare il pallone di punta, ma lo spazio col destro, c'è una deviazione in favore della Roma, già battuto, ancora il pallone in mezzo che passa, è riuscito Bonsignore, prova a anticipare tutti, ma occhio a Fiumara che ha già messo in movimento dall'altra parte, Gentilesca quasi, ma c'è solo Bonsignore che prova il bucato per Fegli, Fiumara in quei tempi, più il pallino del gioco, il vantaggio c'è la Roma in questo momento, intanto qui si continua, Masi, Masi alza la testa, a giocare, Fiumara avanza, prova a piazzarla, 3-1 della Roma e adesso parte il contropiede, velocissimo, ancora Masi, la piazza, 4-1, scoppietta, la Roma scommettente, occhio che rientra, gol Mancino, un bacino al palo e forza lì, forza, 4-2, la scelta Gentilesca, potente Rebecchi calcionando, tornare all'indietro, lavora per Fegli che fa passare il pallone con un velo per Masi che accelera, trova la mattina e ferma il 5-2, ancora Masi ripetta, si è battuto, pallone recuperato dalla Roma, Masi alla fine, Gambino recupera la sfera, Gambino 2 contro 1, cerca e trova Gentilesca, si supera Rebecchi, fase avanzata, intanto Gentilesca ancora una botta, chi sicuro si rifugia in fallo laterale, ancora Luca, grande numero, Luca 5-3, la calcio di distante, Gambino dietro per Luca, di prima su Gentilesca, c'è una tratta e rotto di battuta, va Luca, rincorsa breve, va Luca, 5-4, ancora Michele Luca, c'è dietro ma c'è recupero di Gambino e poi subisce il fallo, non altro, lascia continuare, conclusione al lato da parte del Bonsignore, allora Masi per Bonsignore, sbaglia il tocco Fegli, allora Gentilesca dietro per Luca, è un bolide, sì. Numero, va via, Stracuzzi, accelera, poi la mette in mezzo, arriva l'altro dentro, batte in testa, di Masi, ha segnato la Ternana, 5-5, Stracuzzi, aspetta, poi apre, sulla destra, per Guccione che rientra, oggi Guccione, non riesce col mancino, tanto ancora, Luccione, Gentilesca, c'è Stracuzzi, ci mette la mano, poi Gentilesca, basta il vantaggio, la Ternana, 6-5. Il primo tempo, Stracuzzi, spezza il gioco e poi apre per
Matte Feghi, potente, alto, sulla... tanto buon signore, Peralta viene di tacco, la fa passare ancora per buon signore, che segna un gol bellissimo, accorcia le distanze alla Roma, 8-6. Manager Luca Feghi, alza la testa, dentro per Tavilla, Tavilla, il colpo di tacco, è grande intervento da parte di Fiumara. Ottima la manovra avvolgente della Vernana, con Gambino che apre su Martinez, c'è l'estra, Guzzi tutto solo, e bacio da Gambino, gole, 6 per la Vernana, Gambino, ancora non è finita l'azione della Vernana, con Gambino che apre a destra per Guzzi, che firma, una via in gol, sorprende sul primo palo dei Becchi, Gianluca la Vernana, Mauro, Gianluca Fendi prova, conclusione potente, vinta da Lepoli, quella di Serie B, vinta al Messina, adesso intanto arriva il gol della Roma, Fabio Ferghi, all'improvviso, 10-7, ci prova la Roma, con Vasi, non riesce, tocco in profondità.